Accademia Italiana is one of the most important Italian universities in the area of art, fashion, and design. For the innovative apparel show, the Accademia Italiana presents the works created by Eleonora Beni, Ingrid Dana Kraciun, Misato Miyazaki, using the textiles provided by Kottmann International and by Textil Toschi. Gli studenti dell'Accademia Italiana hanno una preparazione intensa per quanto riguarda il lavoro sartoriale. Questa è una caratteristica ovviamente molto importante, come lo è altrettanto quella fondamentale di mettersi in gioco con i tessuti e con i materiali. I tessuti e i materiali sono quelli che fanno il capo, molto spesso anche più del disegno stesso. Ed è proprio per questo che l'occasione della fiera Tech Textile di Francoforte permette agli studenti dell'Accademia Italiana di realizzare dei capi che sfruttano le caratteristiche tecniche di alcuni tessuti e contemporaneamente hanno così l'occasione di poter mettere la loro creatività a servizio di un'idea diversa dal concetto generale di prêt-à-porter. These young designers have reinterpreted the technical fabrics in a fashion key through innovative, versatile garments with minimalistic and deconstructed lines. Ciao, sono Eleonora Beni, vengo da Firenze e fin da piccola ho sempre studiato moda. Questo progetto è stato molto interessante e ho deciso di ispirarmi al fatto del patchwork, denim patchwork, e ad uno stile sportswear ma allo stesso tempo prêt-à-porter. Hello, I'm Misato Miyazaki. I'm from Japan. Now I'm studying fashion design in Accademia Italiana. The theme of my collection is fusion and ribbon. I got inspiration while I was doing the generic research about the robots and human muscles and also phenomenon of nature. Hello, my name is Ingrid and I'm from Romania. I'm a fashion design student at Accademia Italiana. For Francoforte project, I chose an elegant look combining high fashion with technical fabrics and a minimalistic look. For me, the multiple use of garments is very important, so all my outfits can be worn in many different ways.